cosa dire di questi 40 anni? Siamo qui per continuare a camminare, anche se la strada è in salita, perché quel sogno si deve in ogni caso realizzare. È un problema di civiltà e di democrazia. Cioè che noi siamo l'unico posto al mondo dove, se cominciamo una storia della psichiatria, la possiamo cominciare come nelle favole. Cioè c'era una volta il manicomio. L'Italia è l'unico posto al mondo dove si è, con una legge dello Stato, superato il manicomio. È un lavoro che è cominciato, come dice anche il nostro stesso congresso, 40 anni fa, e ci sono state varie tappe di passaggio. Una importantissima è la promulgazione della legge 180, che è una legge di assistenza sanitaria migliore, un'assistenza psichiatrica migliore, ma non solo. È una legge che sussume in qualche modo anche quelli che sono dei valori che attengono alla civiltà di un paese. Per noi tre elementi restano importanti e fondamentali: la continuità, nonostante tutto, la condivisione in noi, sempre di più, creare alleanze, mettere insieme storie, percorsi, gruppi, associazioni, cittadini, e la corresponsabilità. Quella che chiediamo allo Stato, all'istituzione, alla politica di fare la loro parte, ma quella che dobbiamo chiedere anche noi, per non essere cittadini a intermittenza, secondo dei momenti, per non essere persone che quando succedono le tragedie si commuovono, perché non basta commuoversi, bisogna muoversi. Ero senza fissa dimora e mi sono trovato nella psichiatria. Ho fatto 2 anni per disordini vari, che ero senza fissa dimora, che giravo da un posto a un altro facendo il vagabondo, dormendo per la strada. Poi dopo ho trovato nella psichiatria un certo equilibrio mentale, fisico e spirituale, e mi sono trovato nella comunità. Sono estremamente felice e soddisfatto di essere qui al congresso di psichiatria democratica, perché mi ha permesso di entrare in contatto con il mondo della malattia mentale, insomma, cosa, malattia dalla quale chi fa il mio mestiere non si sente mai del tutto immune, perché nel mio caso, ad esempio, io parlo con i miei personaggi. I miei personaggi sono animali che parlano, che si comportano come esseri umani, insomma, io li sento veramente parlare, insomma. E quindi la sicurezza di fare parte della società delle persone, tra virgolette, normali, non c'è mai. Il titolo di questo congresso, secondo me, dice tutto: contro tutte le ingiustizie. E come magistratura democratica possiamo dire: contro tutte le ingiustizie attuiamo la nostra carta costituzionale, i valori contenuti nella carta costituzionale. Noi giudici abbiamo ancora tanto da fare, i veri diritti sono lì, i veri principi sono lì. Vi ricordo una frase di Zagrebeschi, quando dice che non c'è giustizia senza misericordia e dignità. E questo vale per noi e per Psichiatria Democratica, che ringraziamo per tutte le battaglie fatte insieme. Se pensiamo alla battaglia che si sta facendo per chiudere gli OPG, è un evento grandissimo, insomma, e senza Psichiatria Democratica non sarebbe stato possibile. Ed è una di quelle battaglie cruciali, anche perché può determinare una evoluzione positiva di tutta la psichiatria italiana, nonostante quello che è avvenuto in questi ultimi 10 anni in particolare. Sì, perché vedere nell'OPG i dottori che vengono con i camici, e vedere un dottore che si mette insieme a noi, cioè questa mi è data una cosa bella, insomma, per tutti quanti. Capacità di continuare a declinare temi tradizionali, quindi la malattia mentale, la psichiatria, le alternative, oggi l'OPG, ma anche saperli collegare con le nuove povertà, con la crisi economica,
con il tempo presente? Beh, questa credo che sia una caratteristica che non è di molti, insomma. E i temi che abbiamo trattato in questi giorni hanno centrato, direi, abbastanza questi obiettivi, specie nei gruppi di lavoro c'è stata possibilità di approfondirli al di là, diciamo, degli slogan o al di là delle affermazioni di principio. Quello che mi colpisce sempre è la straordinaria capacità di tenere insieme le cose che apparentemente insieme non ci possono stare, no? Ma non in maniera ecumenica, in un altro modo che è difficile da spiegare. Per esempio questo discorso dei fatti e delle parole, no? Cioè la possibilità di essere veramente ancora oggi gli unici che sono in grado di coniugare la teoria con la pratica. E così come il fatto di coniugare l'oggettività con la soggettività, cioè è straordinaria questa cosa qui, no? Cioè, o altri ossimori tipo impresa sociale, cioè cose che appunto apparentemente insieme non ci possono stare. E poi l'affettività. Non posso fare a meno di pensare che dopo 40 anni di lotte, di battaglie e anche di amicizia profonda tra di noi, questi che sono qui sono la parte migliore dell'Italia, è il pensiero più bello che mi viene in queste giornate. E sono contento, queste qui sono occasioni in cui uno si ricarica, si ritrova l'entusiasmo, l'energia per riprendere una vita civile decente, per lavorare in una collettività amica, solidale. Questo. La follia è una cosa estremamente complicata, è una specie di regista che fa ballare tutti attorno a lei, ma tu in questo modo entri in contatto con lei, con una pluralità di persone, con una pluralità di soggetti, sia praticamente col lavoro di equipe, sia perché tu te li senti dentro questo noi che ti dà una forza. Ecco, io credo che Psichiatria Democratica ha lavorato su questi temi e poi soprattutto ha lavorato politicamente per leggere la 180 e portarla avanti, insomma, no? La Psichiatria Democratica è stata veramente, è tuttora ovviamente un punto molto importante l'impegno politico per le riforme e quindi di difesa e rilancio del paradigma dell'ultimo. Non sarei quella che sono oggi se 40 anni fa non avessi potuto essere partecipe di quella pagina bella di libertà individuale e collettiva che è stato il superamento dell'ospedale psichiatrico. E come avete incontrato i bisogni, alcune delle risposte ai bisogni, dei modi con cui rispondere ai bisogni delle persone con cui giornalmente lavoriamo. Io voglio dire che mi sento orgogliosa, essendo della Basilicata, aver contribuito insieme anche a Rocco Canosa e a tanti operatori delle case alloggio e pochi del Dipartimento ad incrementare la cultura che Psichiatria Democratica porta nel mondo. Mi viene in mente 40 anni ma non li dimostra, perché nonostante tutto quello che abbiamo passato in questi anni, di buono e di meno buono e di cattivo, credo che riusciamo ancora a mantenere alto il senso di quello che Basaglia e Pirella ci hanno insegnato. Oggi abbiamo dimostrato di essere ancora giovani, di avere tantissime cose da fare, che ci vogliamo bene, che siamo un collettivo che è ancora in grado di fare una rivoluzione che è cominciata da tanto tempo,
ha dato i primi frutti, ma adesso deve dare l'ultima grande prova di sé, chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari. Sappiamo che ci sono centinaia di gruppi di autoaiuto, ma non c'è una rete dell'autoaiuto. Ecco, ci vorrebbe, per Psicodemocratica sarebbe linfa nuova, sarebbe proprio questo, se arrivassero le centinaia di associazioni, di gruppi di autoaiuto, quello che sono, che porterebbero un'altra volta il protagonismo degli utenti. Centri di salute mentale, che dovrebbero essere una nuova cosa, no? Che mette in contatto un malato libero con il suo psichiatra e quindi in un clima di libertà in cui la terapia possa veramente funzionare e si possa cogliere quali sono i reali bisogni della persona e dare delle risposte concrete a questa persona. Invece la risposta cos'è? Il farmaco. E quindi ancora una volta il malato di mente è trattato come un oggetto. Il grande lavoro di Psicodemocratica è un lavoro sostanzialmente per costruire un'altra modalità di lavorare con le persone in disagio. L'altra modalità è quella di sentirsi operatori sociali, cioè operatori con delle competenze in salute mentale, cioè nell'approccio con la difficoltà della comunicazione, con le famiglie che è in profonda crisi, con un territorio che non offre soluzioni praticabili, e quindi operatori che sappiano in qualche maniera mediare tra i bisogni dell'utente, dei servizi e le risorse del territorio. Luigi Ciotti ci ha detto che dobbiamo rimanere eretici. Sicuramente rimarremo eretici, soprattutto perché questa eresia la coltiviamo insieme a tanti che non ci stanno, che non si accontentano di questa situazione terribile. I 40 anni di Psichiatria Democratica sono soprattutto questo, uno stimolo a non demordere e a dimostrare che scrivere un'altra pagina in cui c'è l'oggi e il domani, in cui la gente sa che senza la responsabilità del singolo e del collettivo non andiamo da nessuna parte. Questo ce l'aveva detto Basaglia, perché aprire un manicomio è un atto importante. Il problema è che se non se ne ripropongono degli altri di manicomi, e questo pericolo è sempre dietro l'angolo, per cui l'eresia può essere la cosa che dobbiamo condividere tutti.